mi sto preoccupando, ho indetto anche una conferenza stampa per dire, guardate, io parto, non a caso abbiamo messo insieme questi Conferenza primi, stampa che si è svolta poche ore fa, esatto, giusto? questi primi manifesti che si propongono proprio di dire una cosa, che a Torino c'è bisogno di coniugare la sicurezza e lo sviluppo e le due cose possono stare insieme. Se si fanno due linee di metropolitana come io propongo nella zona nord della città, quella che va da Porta Palazzo, Barriera di Milano, Le Vallette, a Falchiera e così via, abbiamo la possibilità concreta di bonificare quelle zone. Oggi quelle zone sono casbe, casba vere e proprie, affidate agli arabi e agli africani, possono ritornare ad essere luoghi in cui l'integrazione tra extracomunitaria e italiana si fa su una base plausibile, credibile. Però bisogna investire. Cioè la sicurezza, siccome richiede investimenti, porta anche allo sviluppo della città. E questo che stiamo cercando di spiegare. Poi abbiamo messo anche delle ricette più semplici, quella che c'è adesso nei manifesti, quella di dire mettiamo una telecamera. Signor Roberto, se fai i manifesti ti candidi a sindaco, questo voglio Io mi dire candido alle perché. primarie. Io spero che qualcuno dei signori che hanno detto fino adesso che vorrebbero candidarsi per Forza Italia abbia un po' di coglione, abbia un po' di attributi maschili. Voglio dire, Ilario, Osvaldo Napoli, Alberto Morano, Luca Olivetti. Andrea Tronzani. Tronzano, cioè queste quattro persone, ce ne sarà uno normale che non dipende soltanto dai soldi dell'apparato di Berlusconi, ma abbia il coraggio di sfidarmi nelle primarie di Torino.